Solo grazie all'introduzione della tecnologia RIPS, quindi alla possibilità di stampare fino a 75.000 pagine senza sostituire materiale di consumo, è stato possibile effettuare questa sperimentazione presso il Comune di Padova. I vantaggi che effettivamente sono stati percepiti sono relativi alla bassa manutenzione del prodotto e al basso assorbimento di energia elettrica che le macchine inkjet hanno. La presenza di una testina di stampa e quindi non di un fusore o un fotocondutore abbassa moltissimo quello che è l'assorbimento del prodotto in fase di riscaldamento e in fase di stampa. Come spesso succede, l'introduzione di tecnologie innovative sul mercato necessita di un lasso di tempo perché queste si integrano nelle abitudini d'acquisto degli attori. Tuttavia, sappiamo che sperimentazioni come queste aiutano moltissimo alla divulgazione della conoscenza sul mercato, tant'è che il Comune di Padova ha già deciso di proseguire la propria sperimentazione con una fase 2 in cui effettuerà l'installazione di alcune macchine per monitorarle su un lasso di tempo più lungo. Crediamo che proseguire su questa strada e lavorare in quest'ambito della pubblica amministrazione, ma anche con gli attori privati, per andare a conciliare le logiche di acquisto che attualmente sono basate sui prodotti tradizionali laser con le nuove tecnologie, sia la strada migliore per dare la possibilità a tutti di effettuare una transizione tra laser e inkjet e dunque di cogliere tutti i vantaggi che la tecnologia comporta nel mondo ufficio. Le nuove Workforce Pro RIPS, che ci hanno già dato ottime soddisfazioni in termini di vendita, rappresentano l'evoluzione che molti attori pubblici e privati cercano nell'ambito della propria stampa in ufficio per continuare ad abbattere quelli che sono i costi di gestione, sia nell'ambito dei costi di stampa puri, quindi costo copia e quant'altro, sia nell'ambito di tutti i costi di stampa nascosti che i dispositivi hanno, l'energia elettrica, la gestione, lo smaltimento dei rifiuti, nonché le emissioni di gas ozono che spesso la tecnologia laser comporta.